Benissimo ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi mostrerò come usare CCleaner, che è un programma per alleggerire, pulire e velocizzare soprattutto il sistema e personalizzare un po' per la velocità. Allora, prima di tutto lo scarichiamo andando sul nostro browser di ricerca. Tanto vi metterò pure il link in descrizione se siete così pigri, diciamo. E vi sul sito ufficiale della Pinform, che ha fatto pure Recuva e altri programmi per i computer. Allora, quindi cerchiamo CCleaner. Già sbagliato a scrivere. Vabbè, comunque il primo risultato www.pinform.com. E quindi il programma è gratis. Andremo a cliccare non su qui a destra, ma su CCleaner Free, che alla fine non cambia quasi niente. Cliccare su file lipo su primo. Io clicco su file lipo perché già lo conosco questo sito. E ora dobbiamo andare qui a destra su scarica ultima versione. E così scaricate il setup e lo installate, che qualunque persona sa fare. Avevo già fatto questo video in precedenza, ma siccome mi sono accorto che faceva veramente pena quel video e poi non avevo spiegato quasi niente, quindi non so pure se eliminarlo. Allora, comunque iniziamo. Prima di tutto c'è da vedere una cosa. Qui su ci stanno diverse sezioni, c'è pulizia, registro, strumenti e opzioni per cambiare la lingua e altre cose. Iniziamo con pulizia. Ci stanno due colonne, Windows e applicazioni, due schede. Due giovani personalizzabili. Qua c'è eliminata tutta una serie di estensioni, file non usare, queste cose qua. Quindi andiamo a cliccare su analizza, l'ho già fatto prima, quindi dovrebbe fare presto, infatti. Ma ha tolto circa 650 MB di file che non servivano a niente. Adesso molto probabilmente, ecco, 20, 12 MB da queste cose. Andiamo a cliccare su avvia pulizia, cliccare su ok. E non bisogna tenere né Internet Explorer, né Google Chrome e né Mozilla Firefox, eccetera eccetera, aperto quando sta lavorando CCleaner. Ok, come ieri sono stati rimossi. Magari per sicurezza lo rifacciamo. Ecco, 0 byte. Quindi poi andiamo su applicazioni, che qua li sono trovato sempre poco. Io, come vedete, qua ho tolto cookie, cronologia di download, eccetera eccetera, cronologia internet. Il resto l'ho messo tutto. Qua già l'ho appena fatto, non dovrebbe trovare niente. Infatti non trova niente. Niente, ora passiamo alla sezione registro, dove tutte queste cose le troverà, troverà tutti i problemi. Sempre questo libererà spazi su disco, pulirà e alleggerirà, il sistema diventerà più fluido, diciamo. Eliminerà i file temporanei, di là l'ha già fatto. Trova problemi, adesso a me non mi ha trovato niente, magari lo rifacciamo pure, ma... Ecco qua, un problema. Diciamo all'inizio vi trovo una sfilza di problemi lunga. Vabbè, io adesso non sto a perdere tempo. Quindi andiamo su ripara selezionati. Eseguire il backup delle modifiche, mettete sempre no perché non serve a niente. Ripara selezionati, solo ci sta. Ok, pulito. Ora un'altra cosa importante, da qui si può disinstallare, rinominare. Ad esempio, voglio disinstallare questo. Posso rinominare, cancellare. E ho disinstallare. O anche posso pure ricercare. Se cerco CCleaner, eccolo qua, l'ha cercato. Avvio, questa cosa molto importante, che se non ci fosse CCleaner bisogna andare sui segui e scrivere msconfig. Ci apparirà questa, un attimo, si guarderà, ecco qua.
Opzioni avvio, qua non tocca niente. Servizi, questi sono i servizi che fa durante, io qualcuno l'ho disattivato, dovrebbe update service che non mi serve a doble e altre cose. Avvio, queste cose di Montos che ho levato, vabbè no, stavo per dire chi è, queste cose qua che tanto non mi servono, vabbè chi è se mi serve, però il resto andiamo su applica, perché e tutte le stesse cose si può fare qua. Windows, queste sono tutte le cose non all'avvio, ma altre cose. Cioè no, sì, sono all'avvio questi. Quindi, tipo, io sono andato su Steam che non mi serviva, scritto su disattiva, ad esempio, qua keys, disattiva e disattivato. Attiva lo riattiviamo. Qua c'è scritto no, o sì. Internet Explorer ho disattivato tutto, Firefox uguale, Gmail e Google Chrome no. Processi pianificati pure. Menu contestuale no. E poi qua possiamo pure ricercare dei file, tutto quello che vogliamo. E poi ripristino di sistema, qua ci elenca una serie di installazioni che abbiamo fatto, di quando si può ripristinare il sistema. Ad esempio lo rimandi a 3 giorni fa. Io da poco ho eseguito la formattazione, ho messo Windows 7 Starter. Logicamente il mio computer è un netbook e quindi tanto va bene con Ultimate che c'era prima. E quindi questo qua penso che sia tutto per questo video. Spero di esservi stati d'aiuto. Giusto, dimenticavo. Per vedere cancellate file temporanei come avvia e avvia pulizia e tutto il resto. Si potrebbe pure andare su percento temp. Per cento. Ma per chi non le sa ste cose, adesso mi sa che non, tutti questi file temporanei li cancelliamo. Questi qua magari sono quei file che io che non ci chiede non cancellerà. Però di solito ci stanno il doppio di più grandi. E quindi CCleaner vedi queste cose che manco CCleaner può cancellare. CCleaner vi, come posso dire, vi aiuterà a non andare ogni volta su esegui, ms config, qua temp, eccetera eccetera. Quindi vi pulirà un sacco di più. In questo modo avete alleggerito di molto il vostro PC e andrà molto più fluido, come veniva a me. Sono certi che preferiscono pure Advanced System Care, che diciamo ce l'avevo anch'io, quello lì serve più per pulire la RAM, far andare più fluido il sistema. Ma se si vogliono parlare invece di alleggerire, risparmiare spazi sul disco e modificare applicazioni all'avvio, che cose che con Advanced System Care non puoi fare, bisogna scaricare CCleaner. Anche a me mi va comodo, è molto buono per me e io uso questo. Vabbè, questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto questo video. Vi auguro buon inizio a scuola se ce l'avete ancora, al prossimo mio video. Scrivete se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se volete, e mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Al prossimo video, ciao!